Improvviso e ricco di dettagli, come spesso accaduto nel corso della passata stagione, è tornato a parlare il presidente Sciotto per tentare di fare chiarezza in un momento ricco di dubbi per il futuro del suo Messina. Il patron passa la palla al tecnico Modica ed è lui che deciderà adesso le sorti di un intero progetto. Sciotto spiega come siano stati fatti passi avanti notevoli nella trattativa, sebbene non ci sia ancora pieno accordo sulle cifre tra domanda e offerta. Il presidente sembrerebbe intenzionato ad alzare ancora la posta, pur con un'importante clausola legata alla vittoria del campionato, perché la sua volontà, spiega, è quella di proseguire con Modica in panchina, allenatore stimato e da lui portato in riva allo stretto nei mesi scorsi, e soprattutto di vincere il campionato così come programmato la scorsa estate. Il patron dei giallorossi quasi scarica un pallone pieno di responsabilità addosso al suo tecnico e ora sarà proprio Modica a decidere il proprio futuro e in parte quello dello stesso Messina. Accettare o rifiutare? Il tecnico non ha mai nascosto la sua volontà di restare in bianco scudato, ma ha sempre chiesto garanzie al presidente, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto progettuale, e ora sta riflettendo su cosa fare dopo giorni di dubbi e voci. Già domani o comunque nei prossimi giorni Modica sarà a Messina, ma che sia per salutare la piazza o per confermare la propria permanenza è ancora presto per dirlo. E forse soltanto l'allenatore, attraverso proprio questa scelta, potrà definitivamente fare chiarezza sulla situazione attuale della CR Messina.